motivati. Il prezzo è importante, sì, fai attenzione al prezzo perché ci sono prezzi bassi anche in Italia. Ok? Prezzo basso lo posso fare in Italia, certo. Posso offrire il prezzo basso anche la qualità? Difficile, perché c'ho l'ipertassazione, che si porta via una bella fetta, l'ipertassazione. Est Europa puoi fare il prezzo basso ma anche mantenere la qualità perché c'hai tassazioni irrisorie. Quindi puoi scendere in maniera naturale, ma tu quando devi scendere in maniera forzata, togliendo delle cose, o abbatti le tasse e fai il pagamento, lui sa come fare il pagamento, oppure devi togliere qualcosa dal listino prezzi. E da poco c'è un video che ho fatto, ti faccio vedere, di un preventivo che mi è arrivato, dove c'è un paziente con la protesi in PMMA venduta come protesi definitiva, ma quella è una provvisoria che tiene massimo un anno, poi la devi buttare. Mia sorella che si è fatto una Provvisorio venduto come definitivo, protesi. Io o gli ho resina fatto oppure. vedere i tuoi video, purtroppo lei si è Guarda che il low treatment non è vietato. orrendo, Viene punito l'overtreatment, ovvero se io faccio più di quello che c'è da fare, ma se io faccio di meno di quello che c'è da fare, ho trovato il modo di abbassare il prezzo. non è stata informata, lei ha chiesto il meglio e si è trovata con questa bocca. Questi sono delle cose, okay, che puoi fare in alcune nazioni. Infatti non ho mai sentito No, non, le, non ci sarebbero persone che se le possono permettere. Quindi, non essendoci persone che se le possono permettere questo, può anche capitare che un paziente non percepisce, dice, ma in Italia mi hanno fatto lo stesso prezzo. Vai a spiegare cos'è la pizza. Che ok, ci sono delle cose che hanno bisogno di un percorso di apprensione. Infatti, noi stiamo limitando. Se voi notate sui siti web c'è poco su queste linee, sul Pecton, ne parlo su questo gruppo, perché su questo gruppo le persone giorno dopo giorno sono più informate, iniziano a studiare. Le informazioni più importanti di cui uno ha bisogno devono essere intanto digeribili, spezzettate, okay, date piano piano, non ti posso dare una valanga di informazioni, se no ti viene il mal di testa. All'inizio cosa che deve fare il paziente? Si deve concentrare sulla parte chirurgica. Ok, ricostruttive ossee, impianti, la logica del piano di cura, di come deve essere programmato. Quando il paziente inizia a curarsi, allora tu gli inizi a dare delle informazioni, mail che facciamo partire, SMS, vi arrivano una valanga di informazioni appositamente. È meglio l'iperinformazione della zero informazione. Poi qualcosa tra le 1000, metti che ne ha aperto 100, però ti assicuro che quelle 100 è meglio che zero. E uno inizia poi, da quando si inizia le cure a quando si mettono i definitivi, mediamente passano dai 4 ai 6 ai 9 mesi. So, è tantissimo tempo che si può utilizzare per iniziare a scolarizzare il paziente sulle differenze, sui materiali, sui tipi di protesi, sui tipi di costrutti che si possono fare, accoppiamenti, sulla dinamica della bocca. Sono tutte informazioni quelle di seconda battuta che devono venire. L'alternativa è, guardo, faccio lo struzzo, testa sotto sabbia e guardo solo il prezzo. Quant'è quello che mi ha fatto di meno in Italia? Ma guardi che non è la stessa cosa, questa cosa è un po' diversa quella che vi sta facendo. Eh sì, ma se, così gli ha scritto, se c'è un problema, voi non vi posso denunciare, a lui ce l'ho qua e lo posso denunciare. Il prezzo me l'abbassa facendomelo black. Okay, se quelli sono i presupposti per iniziare una cura di fiducia con una persona, già mettendo in conto che lo devi denunciare, se poi paghi black, non so come lo denunci, guardando solamente il prezzo. Ok, io gli ho detto lascia cadere la conversazione, significa che noi non siamo la clinica per lui. Meglio non lavorare con le persone disinformate, perché rischi poi una recensione negativa per colpa, di una persona che non ha neanche capito che la pizza è un'altra cosa. Quella pizza che mi hanno fatto era bruciata, l'ho sollevata, era nera sotto, cioè quella è fatta in un forno a legna. Magari quella è abituata a mangiare pizza hot fatta col piattino nel forno elettrico. Questo è il rischio, uno degli altri rischi, per cui informiamo tantissimo e lavoriamo solo con un tipo di pazienti che sono informati, perché poi con internet è rischioso. Rischi veramente quello che non capisce quello che fai, un boomerang, perché poi quello va a colpire anche i pazienti, che
che magari sono in fase informativa iniziale e pensano, cavolo, quelli sono dei terroristi. Ma magari era uno che non capiva la pizza e ha scritto lì che la pizza aveva del nero sul fondo, per esempio.